in teoria mio nome Moussier vuol dire Mosè. Il fatto che io ricevo telefonate dal mare come se il vecchio Mosè che ha fatto attraversare il Mar Rosso. Io sono arrivato in Italia nel 1992, un viaggio di privilegio perché io sono arrivato in aereo con un visto regolare, a differenza di chi tenta di arrivare oggi. Quando sono arrivato, il fatto che ero ancora minorenne, sono stato inizialmente ospitato da alcune persone, poi mi hanno messo in contatto con i gesuiti, i quali poi mi hanno ospitato in un centro di accoglienza. Il mio cammino di fede c'era già, è precedente il fatto che io sono cresciuto in una famiglia cattolica, la volontà di diventare sacerdote c'era già da quando avevo 14 anni, che avevo chiesto di voler entrare in seminario, solo che il mio padre non era d'accordo. Ha detto quando sarai maggiorenne deciderai. Dopo 8 anni che sono stato a Roma, avevo già iniziato a fare comunque l'attività di volontariato per assistere i richiedenti asilo, i rifugiati. Così anche maturato anche la vocazione è stata rafforzata la volontà anche di diventare sacerdote. Un giornalista italiano, che lui era andato in visita in Libia, e nelle sue visite avevo incontrato alcuni profughi in centro di detenzione. Mi chiese se io potevo fare da tradurre per raccontare le loro storie. Lui stava scrivendo un libro, però quando mi hanno raccontato quello che stavano vivendo, per come venivano trattati, maltrattati, abusi e così via, io ho detto queste cose vanno denunciate. L'opinione pubblica europea deve sapere, perché poi quei centri erano finanziati dall'Unione Europea. Loro che hanno avuto questo mio numero di telefono, non so per quale ragione, qualcuno l'ha scritto sul muro, addirittura chiamate per ogni emergenza, chiamate questo numero. Poi da lì è diventato passaparola. Ci sono dei momenti che non ha tregua. Infatti alcuni miei telefoni sono andati fusi, o, non so, in questi anni ho dovuto cambiare diversi cellulari. Alcuni, quelli che erano dei prigionieri nel Sinai, telefonate che sentivi le urla, le persone mentre venivano torturati e loro volutamente per costringere a pagare il riscatto alle famiglie. Ti facevano sentire mentre la persona veniva marchiata con il fuoco o che facevano colare la plastica fusa sulla schiena. Il mio obiettivo, che è sempre stato quello di essere voce di chi non ha voce, a maggior ragione se questa candidatura può servire per ampliare, amplificare questa voce, ben venga. L'Italia sta pagando ritardi degli ultimi 20 anni. Alcuni politici che hanno governato in passato hanno approfittato, tra virgolette, tanto siamo di paese di transito, tanto nessuno vuole fermarsi qui, siamo paese di transito, facciamo soltanto quell'accoglienza di emergenza. Fino adesso non si è mai dotata di una legge organica sul diritto d'asilo. Non c'è. E ha recepito alcune direttive europee che gli hanno, tra virgolette, quasi costretta ad adeguarsi, altrimenti in Italia ancora non c'è una legge organica sul diritto d'asilo. La mia prima preoccupazione è come fermare questo esodo. Questo si può fermare soltanto dando le risposte nel paese di origine.